Oh, signori, buonasera, bentornati sul canale, benvenuti, benvenuti, benvenuti in una live speciale, tra virgolette, live extra, anzi, live extra, per provare insieme Enshrouded. Io sono estremamente curioso. Pronta la schermata, forse è il caso di abbassare uno zinzinello l'audio, ok. Con le luci blu rosse, la tua stanza mi sembra un privé. So, i colori del canale, l'arancione e il blu. Allora, ragazzi, si crea uno sbaldone? Beh, scatura. È ovvio! Che domande! È ovvio che creiamo il nostro sbaldo. Allora, io non so concretamente molto del gioco, ma sono tutti tendenzialmente un po' corti. C'hanno le gambe corte, ho l'impressione mia, mi danno un po'. L'idea tipo di. No, Halfling, perché no, sono decisamente più alti, ma va bene così. Allora, prendiamo questo pseudo. Come si chiama? Michael B. Jordan. Peccato che non c'è l'afro. Peccato che non c'è l'afro. Mettiti le trecce. Non ho idea di come si scriva Miyagi, sono sincero. Le trecce gli mettiamo? Gli vogliamo mettere i treccioni così? Che dite? Ah, eccoci qua. Allora, penso che la cam la lascio in alto. Tanto al massimo copro solamente la mia attuale missione, che è: rivendica un posto per la tua base, costruisci un altare della fiamma. Allora, non c'è la meccanica dell'arrampicamento. Va bene. Un vasto mondo pieno di segreti e pericoli ti attende. Premi I per aprire la mappa e tenere traccia delle scoperte. Perché I? Perché non M per la mappa, scusa? Ah no, ok, I è per tipo il menu, la mappa è M. Luogo pianeggiante per la prima base. Decido io dove si fa la prima base. Ah, intanto c'è un massimo di. Non lo vedete perché c'è la cam. Massimo di 16 giocatori. Dobbiamo scendere qua. Io non credo che. Non credo che la risposta la mia do. Stavo dicendo, non credo che la risposta alla mia domanda sia buttarmi e non volevo farlo effettivamente. Ditemi sempre se l'audio e tutto, se si sente tutto bene, mi raccomando. Andiamo avanti. Costruisci un altare della fiamma. Dobbiamo rivendicare un posto. Avvolto? Perché sto nella nebbia? Allora, in alto c'è una sorta di timer. Io penso che se quello arriva a zero muoio. C'ho questa sensazione. Premi W per agganciare i tuoi nemici. Ok. Premi Alt per schivare. Ok. Ma ci abbiamo solo questa come arma. Ok, qua la nebbia mi sa che è tipo tremendamente più fitta. Vorrei provare il combattimento, ma non qui nella nebbia. Ah, raga, è super responsivo. Rame e tessuto. Ah, possiamo raccogliere le bacche? Bacche viola. Vorrei vedere che cosa ho raccolto. Me la voglio fare un po' alla Sabaku. Cioè, nel senso. Voglio vedere che cosa abbiamo trovato. Cioè, l'inventario dove sta? Zaino, con B. Oh, ok. Lo metto su tab. Eh sì, devo metterlo su tab. Rune. Le rune attraggono e immagazzinano energia magica. Da tutto ciò che le circonda si usano per migliorare le armi. Grazie, Yuyu. Grazie, veramente, bello. Il tessuto. Vabbè, tessuto. Spore del manto. Uno strano tipo di energia. Per ora sembra instabile, ma forse può essere raffinata. Servirà. Qua c'è la creazione. Tutte le ricette scoperte per questa postazione di creazione sono salvate qui. Per navigare rapidamente tra le diverse categorie, selezionando queste icone, ok. Qui puoi trovare i requisiti e gli ingredienti per le ricette. Puoi fissare le ricette per ricevere una notifica quando avrai raccolto gli ingredienti. Buono, molto comodo. Allora, ci abbiamo per adesso altare della fiamma, banco da lavoro, martello da costruzione, fasciatura, corda, torcia, arco, stracci. Io un arco me lo farei. Non c'ho neanche una spada. Per ora. Allora, creazione, abbiamo detto l'arco, rametti e corda. La corda la possiamo craftare già. E adesso ci facciamo un bell'archetto. Eccolo qua. Crea.
Vediamo un po'. Ah, c'abbiamo. Madonna, l'albero delle abilità è gigantesco, enorme. Allora, vediamo un attimo subito l'arco delle abilità. Sì, l'arco, l'albero delle abilità. Allora, no, quello in cui potremo specializzarci è superstite, maestro delle bestie, ranger, assassino, ingannatore, stregone, guaritore, mago da battaglia, tank, guerriero, barbaro e atleta. Porca miseria. Penso che questo possa essere veramente un bel mix tra un GDR e un survival, ma è effettivamente presto per dirlo. Saverio, bello, buonasera a te. Ode a Pikmid. Vieni qui e beviamo. Un'ode alla regina, un tempo brava. Tre bambini in braccio, la coppa piena fino all'orlo. Pensando a voce alta le cantava. Idromene nella tazza, va bene anche il rum. Meglio bere troppo piuttosto che far boom. Carino. Non si può ber poco, quindi beviamo in compagnia. Meglio bere tanto piuttosto che andar via. Meglio l'idromela in testa e la testa leggera che finire su una picca o la morte. O la galera. No, la morte o la galera. Prendi il rum e l'idromele nel boccale, portalo alla bocca, bevi tutto, non fa male. Oh, che bello, mi piace. La prossima serata al pub con gli amici, me la ricorderò e la intonerò. Tu chi sei? Uno zombie? Non è uno zombie. Voglio vedere un attimo. C'ho danni da freddo che mi riducono la stamina? Possibile? Allora, mi tolgono la stamina, ma non la vita. Voglio. Madonna quanto mi ha levato. Voglio vedere se riesco a fargli i parry. Io non sono capace a fare i parry, però abbiamo detto che la facciamo in stile Sabaku. Almeno uno lo devo fare. Non credo ci siano i parry. Accoppiamo sto tizio. Prima che sia troppo tardi, direi che è la cosa migliore. O perlomeno mi fa troppo danno per sperimentare. Comunque il combattente è carino, eh. L'abbiamo stunnato? C'è lo stun? L'abbiamo lasciato stordito, ma veramente. Fighissimo. Ok. Tanto. Non devo imparare a capire quali sono le pietre che posso raccogliere e quelle no, ma presumo quelle più piccine. Quelle più piccine. Allora. Creazione. Ah, la creazione è V. Ok, altare della fiamma. Tanto ne creiamo uno. Posiziona questo altare della fiamma. Al di sopra del manto per indicare la tua casa. Costruisci all'interno dell'area indicata attorno all'altare. Ah, ok. Questo è tipo il box della base dei Palward. Ok. Ah, figo che mi fa vedere. Ok. Comunione con la fiamma. Non sei solo. Ci sono altri sopravvissuti assopiti nell'antica cripta qui vicino. Trovali, così che possono aiutarti nel tuo viaggio. Vai con cautela. Uno di loro ti chiama nelle vicinanze. Appena fuori la forza del manto. Penso siano gli NPC che possiamo mettere nel nostro campo, credo. Altare della fiamma. Potenzia, rafforza. Stavo dicendo di leggere. Ripristina punti abilità. Ah, possiamo fare respec, ok. Ok, spegni la fiamma per rimuovere l'altare. Attenzione, le aree non protette dalla fiamma saranno consumate dal manto. Ok. Quindi questo serve per il. Vabbè, per permettere la costruzione. In poche parole. Oddio. Già vedo roba. Seleziona la forma. Seleziona il materiale. Apri il sottomenu per selezionare le diverse categorie di forme. Ok. 1 metro, 2 metri, 4 metri. Tetti, terreno. Oh, bene. Bene. Ma che mi serve per costruire però? Infatti mi dice materiali mancanti. Ah, ok, così selezioniamo solamente che cosa vogliamo effettivamente costruire. Come ruoto le cose? QR. Ok, non c'è la rotazione a 360 gradi degli oggetti, ma ce può sta, va bene. Ce lo facciamo andare bene comunque. Se mangio si alza, ok. Sì. Efficace, ma un po' lentina. Ok,
ho visto se leva la stamina. Oh, sì, bene. Lo scudo reagisce diversamente in base al danno che subiamo. Questo mi piace. Mi piace un po' meno il fatto che... Ah, no, 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 no. Lo subiscono il colpo. Ok. Ok. Una statistica in furtività che possiamo aumentare. Oppure no. Quindi non c'è tipo equipaggiato pesantemente, facciamo più rumore o cose del genere. Quindi si tratta solo di riuscire ad arrivare alle spalle, cosa che non è possibile fare. Ok, forse effettivamente l'attacco furtivo, quando lo sbloccheremo, ci darà quella possibilità. Allora, evoca il sopravvissuto, quindi dove? Hai recuperato un superstite, posizionalo nella tua base con un bastone per l'evocazione. Prepara bastone. Oswald Anders, il fabbro. Spero che poi li posso spostare, ovviamente, questi. Parla e crea, missione completata. Crea, creazione prima attrezzatura, fuoco purificatore. Allora, è senza riparo. E dobbiamo fare effettivamente una casa. Luogo di produzione. Quindi è praticamente... Sì, è tipo una forgia semovente. Forgia, carbon... Ma possiamo fare anche il resto delle cose? Ah no, è tutto diverso. Sono proprio tutte altre ricette di crafting rispetto a quelle che possiamo fare noi per conto nostro. Piatti. Ma guarda, di debole e gracile. E ti chiamano creatura della fiamma? Mi chiamano Svaldo, come te, tra l'altro. La prima cosa che ti serve è un'arma. Per fortuna che te l'ho risvegliato me per primo. Una spada rudimentale o una mazza chiodata dovrebbero andare bene. Sì. Hai raggiunto il marcatore. Val di Brace può ancora essere salvata. Dove c'è cenere ci sono braci, giovane. Il manto soffoca le valli, perciò cerca il pozzo di Elisir con il tuo nuovo equipaggiamento ed estirpane le radici. Incendia la profondità e dai fuoco a questo male. Avanti, conto su di te, creatura della fiamma. Ben riposato. Anche con un nuovo equipaggiamento non dovresti abbassare la guardia. Riposa e mangia bene prima di avventurarti all'esterno. Un focolare, un tetto sulla testa e un po' di carne nello stomaco ti prepareranno ad affrontare qualsiasi cosa. Allora, quindi... Praticamente mangiare e riposare è esattamente come su Valheim. Non c'è effettivamente bisogno di mangiare perché non c'è un effettivo indicatore, ok, che ci dice che abbiamo fame. Però mangiare ci fa ottenere dei bonus, quindi tipo, che ne so, più stamina, più vita e cose così. Quindi molto simile a Valheim e ci può stare. Ci può sta. I metalli c'è chiodi. Ok. I chiodi li può fa. Armatura di pelliccia, solo il cappello. Scarti metallici. Scarti metallici. Ok, torniamo dove stavamo prima. Lì mi sembra che effettivamente li lancia. Danno 12. Sbagliato. Confondo le armi. 12 sempre. La spada 10. E non è neanche particolarmente più veloce. Quindi adesso queste sono praticamente quasi uguali. La finestra del Perry non è particolarmente complicata, eh? E è abbastanza leggibile, tra l'altro. Quindi si riesce a fare. Vediamo se qua c'è qualcosa. Non tanto perché voglio utilizzare il piccone di per sé per gli scarti metallici, ma perché magari ci posso spaccare determinate cose, tipo sti carretti, e magari lo scarto metallico me lo dà. Anche per non consumare le armi, che effettivamente si consuma. Questo è solo... No, raga, io mi faccio la casa Hobbit. No, raga, no. Non dovevo scoprirla sta cosa io. Non dovevo scoprirla sta cosa io. Porca troia. Fermi tutti.
Fermi tutti, raga. Fermi tutti. Che cosa mi stai dicendo? Che posso terraformare la qualunque, anche le montagne e le rocce? E posso farmi le gallerie? Posso farmi la casa nella montagna? Raga, è finita. È finita, me dovevo fare i cazzi miei, invece no. Porca troia, ragazzi. Questo apre talmente tante possibilità. Oddio, ok. Oh, posso sequestrarla questa. Ma che vallata simpatica. Posso sequestrare questa abitazione? Ahimè. No, il grimaldello lo può creare il fabbro. Ah, facciamo così. Ma secondo voi posso? Io entrerò in casa da sotto. Ragazzi, se si può fare. E non vedo perché no. Siamo sotto la casa. Siamo sotto la casa. Ah, mali estremi. A parte che ho fatto una voragine allucinante, ma... di cosa cazzo stiamo parlando? A parte il fatto che non riesco a salire e sto zoppettando come un pirla. Però di che cosa stiamo parlando? Qui? Sì. Ok. Evochiamo il nostro amico fabbro. Qui. Aspetta, facciamo così. Allora, rimuovi. Posso rimuovere anche quelli che ci stanno già. Quindi io posso rimuovere quelli rotti? No. Allora, alt, com'era? Ok. Ah, ok. Oh, è come Terraria. Cioè, oddio, come Terraria. Cioè, nel senso, puoi piazzare o i blocchi singoli, i piccoli quadratini, o se no, i blocchi più grandi. Queste... no, io lo voglio in pietra, però. Come... cambio. Ah, eccolo là, CTRL. Ok, eccolo qua, mo' è pietra. Vabbè. Riusciamo da dove siamo entrati, tanto... abbiamo... raga, io vedo... che le costruzioni si compenetrano forte. Sapete che vuol dire? Cioè, che possiamo costruirla qualunque. Oh, ci divertiremo, signori. Oh, se ci divertiremo. Allora, facciamo il muro. Vorrei salvare quella finestra. Che tra l'altro vedo che qui non ho. Ah no, c'è la finestra. Ok, come si ruota? R. Ah, però non so le stesse tavole di legno, vabbè. Poco male. No, buttiamo giù l'intera parete allora, raga, perché sennò fa schifo. Perfetto. Perfetto. Sgancia. Aggancia. Vabbè. Vabbè. L'abbiamo riparata, dai. Sì.
Dai, l'abbiamo riparata. Il danno l'abbiamo fatto noi là, quindi ci sta, ci sta. Facciamo però anche un attimino... Ecco, sistemiamo pure un attimo qua. Mi pare il minimo. A Q e avvicina. No, avvicina. Perché abbiamo visto che posso piazzare la terra, ma non so come si fa concretamente, quindi va bene così. Vediamo un po' come è venuto dentro. Oh, dai. Fa schifissimo. È bruttissimo. Aspetta, facciamo così. Oh, ecco. Rifacciamola direttamente sta parete che mi sa che è meglio. Allora. Posso fare direttamente... una paretona con la finestra. Oh, così. C'è l'eco dentro gli edifici. Ok, facciamo la casa del fabbro. Raga, no, vabbè. Io da quello che ho capito potenzialmente possiamo costruire dei... proprio dei villaggi. Io ve lo dico, raga. Quasi iniziamo a costruire. È la fine. La facciamo... dove la facciamo la casa del fabbro? Qua vicino a noi, dai. Non troppo... non troppo lontano. La piazziamo qua. Io facciamo... una piccola... anche perché l'area di costruzione non è... enorme, eh? Quindi ci può sta. Allora, però non gliela voglio fa, gliela voglio fa in in legno. Preferisco. La costruzione è molto easy, è molto rapida proprio. Ma assolutamente funzionale. E porca. Però mi piaceva l'idea del tetto che un minimo uscisse dalla... in realtà questo lo fa, eh. Esce un po'. Vabbè, no, prende bronchi e fibra. Aspetta. Fatemi vedere l'aliante. Ci sono talmente tante cose da fare, raga, che divento tipo matto. Inizio a correre da una parte all'altra, poi non riesco a fare niente. Sì, sto gioco per come sono fatto io, meglio registrato. Guarda come gode. Sì, me sta a prendere quando ne faccio. Veramente, raga, c'è presente i bambini, no? Che hanno un bellissimo giocattolo nuovo e impazziscono, iniziano a zompare ancora a destra e a sinistra. Ecco, io con i giochi che mi piacciono tanto, soprattutto quando sono nuovi, sono esattamente così. Voglio fare tutto e non riesco a fare un cazzo poi alla fine, perché mi metto a fare: ah no, no, devo fare questo. Ah no, aspetta, vado a prendere prima quest'altro. Ah no, aspetta, 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 voglio fare prima questo. Un bambino. Sono molto curioso di provare l'aliante. È una tuta alare. Raga, una figata. Oh, amico mio, vieni a chi? No, aspetta. Che viene a chi? Non si vede niente. Oi. Oi. Bene alzati. No. Devo mettere la carne qua. Qua. Ma questo si mangia? Mi dà intelligenza, me dà. Ok. Si cucina amabilmente. Ok. Basta, è cotta. Qua è un po' come... è un po' tipo...
Monster Hunter, eh? La carne non deve rimanere troppo, ovviamente, se no si brucia. E questa pure è carina come cosa. Perché? Perché ti rende la cucina un'attività che fai tu, concretamente. Non è solo clicchi e aspetti. Devi buttare un occhio alla carne per non bruciarla. Pare una cavolata, ma non lo è, raga. Ok. All'acqua ce l'abbiamo. Io vorrei provare a fare dei mix col cibo. Ok. Penso che avendo mangiato questo non mi farà mangiare anche questo, visto che so tipologie di cibo veramente uguali. Dove sta? Ecco, mettiamo così. Infatti. Ma il frutto sì. Vediamo che buff mi dà. Allora, vigore massimo aumentato perché, ok, vabbè, comfort, calore, eccetera, eccetera. Bacche viola rigenerano la salute. Le bacche, sì, le bacche, la carne mi danno più 2 in costituzione. E qua abbiamo con l'acqua più 2 ricarica vigore e tempra. È un Valheim più GDR. No, secondo me merita. Merita. Da quel poco che ho visto fino adesso... Il combattimento è carino, il crafting è una figata assurda. Resistente? Cambiamo. Usiamo la bacchetta magica. Chi è? Piede ste bacchettate. Proviamo con la mazza. Efficace. Ok, la mazza su questa è efficace. Vediamo se riusciamo a fargli un bel parry. No. 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 Bella stecca gli ho tirato. Efficace e resistente, non c'ha sé. Oh, l'abbiamo stordito. Che senso c'ha che sia efficace che resistente? Non ho capito. Mi sarei potuto lanciare con l'aliante, ma... Poco poco vado a finire tipo in mezzo a... Ma che posto è? La raga, senza che ci vado è palese che muoio. Oh, Andy, bello. Sto gioco è farcatroia, eccola. Ho detto che c'è stava il boss. È molto figo sto gioco. È molto, molto figo. Veramente figo. Questo mi sfonda. Questo mi sfonda. Allora, proviamo con la bacchetta. Nah. Se mi via probabilmente mi sciotta, però... Sci tua. Dai, andiamo di spada. Però non ho stamina. Non ho stamina. Io, ma posso... Posso provare a parare i colpi di sto cristone, ma non vedi quanto è alto pure te? Resistente, quindi non con la spada. Ok, con la mazza gli famo male. Con la mazza gli famo male. Magna. Lei vede. In realtà pure con la bacchetta gli famo male, eh. Se teniamo pure a debita distanza, quindi perché no. Ah, va bene, la sega, ragazzi. Fatto. E morice però. Non vale che te pari a merda. Oh. Ok. Che me dai? Nucleo del manto. Testa di bruto del tuono dei caduto. Il suo cervello è stato sostituito da funghi e fanghiglia, ma è ancora tremendamente pesante. Il volto è permanentemente pietrificato in un'espressione amara. 20 rune, 22 rune e mazza della sfortuna. Potenza di parata 3, durata massima una cifra 3,50, danno 21. E è un'arma epica. Lenta come le cose lente. È lentissima, raga, è lentissima. Sì, però voglio dire, cos'è quello io? Perché io questo lo devo... lo devo tipo distruggere, secondo me.
Però abbiamo un minuto, due minuti circa per andarsene da qua prima di morire. La radice del manto è la causa della nostra miseria. Distruggila con un'ascia da boscaiolo e andrà tutto bene. E se la colpisco con un altro oggetto, non gli faccio nulla. Vai, ascia da boscaiolo sia. Abbiamo livellato, signori. Ah, sparisce la... sta malattia qua, che cacchio è. Buono. Mo per torna su. Intanto io volevo sbloccare l'attacco furtivo. E ce l'abbiamo. Poi l'attacco spietato. Esegui un attacco spietato premendo E per infliggere danni ingenti a un nemico che avete sopraffatto. E poi vuoi vedere che l'attacco violento lo fa quando mandiamo l'avversario quando stordiamo l'avversario? Questo, assolutamente, assolutamente questo. E adesso voglio provare a fare l'attacco 8 vigore e 10 salute. Ah, oh, un altro anello abbiamo trovato. Voglio fare un attacco furtivo, voglio fare un attacco furtivo e poi ti dico con sicurezza. Proviamo a fargli. Ti prego, non te gira. Ok. Raga, comunque spigne.